Amici, bentornati a questa nuova giornata di Champion PES. Anche oggi due partite con due inglesi protagoniste. Nella prima partita in questo video, Shakhtar Donetsk-Arsenal, con l'Arsenal che ha vinto all'andata 2-1. In serata alle 20, Liverpool-Milan, con il Liverpool che ha sbancato San Siro l'andata con lo stesso punteggio, 2-1. Dunque giornata delicata per le squadre inglesi, in quanto hanno già perso due squadre. È vero che c'è stato il derby di Manchester e quindi una delle due sarebbe dovuta uscire per forza, però hanno perso anche il Tottenham, sconfitto ed eliminato dal Borussia Dortmund. Quindi partite delicatissime per le squadre inglesi se non vogliono vedersi dimezzate le squadre dopo il primo turno. Ed ecco le formazioni delle due squadre impegnate in questo video: Shakhtar Donetsk con due punte, Junior Moraes e Marlos, dietro le punte Konoplyanka. Occhio a Aubameyang, unica punta dell'Arsenal, giocatore che ha segnato entrambe le reti della gara d'andata. Si gioca nel generico Konami Stadium, non ha lo stadio lo Shakhtar. Che atmosfera oggi allo stadio, ragazzi, sembra esserci tutto esaurito. Tutto esaurito al Konami Stadium, dove i tifosi dello Shakhtar spingono al massimo i loro giocatori per cercare l'impresa, battere ed eliminare l'Arsenal. Basta l'1-0 allo Shakhtar per qualificarsi. Per chi sarà il lieto fine di questa storia? È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. Ecco l'11 dello Shakhtar con Maicon, Tyson, Konoplyanka e Alan Patrick a centrocampo. Le due punte sono Junior Moraes e Marlos. L'Arsenal risponde con Tierney, David Witz, Mustafi, Hector, Bellerin in difesa, William, Dani Ceballos e Pepe dietro all'unica punta, Pierre Aubameyang. Parte 90 minuti per lo Shakhtar per tentare l'impresa. Intercetta, attenzione a Maicon, William, Aubameyang. Occhio a questa coppia pericolosa, William Aubameyang, Maicon commette fallo, calcio di punizione per l'Arsenal, battuto veloce, Tierney, parte, attenzione però, attenzione, c'è un po' di spazio per William, ancora Maicon e ancora un fallo, attenzione, pericoloso l'Arsenal che attacca, calcio di punizione per l'Arsenal, occhio a William, parte il cross al centro, non prende nessuno la palla, rimessa dal fondo, Shakhtar, diamo Shakhtar, attenzione, ha un po' di spazio in contropiede, ha un po' di spazio in contropiede, palla dentro per Marlos, ottimo colpo di tacco di testa, sopra la traversa, bella azione dello Shakhtar Donetsk, è la prima volta che si affacciano verso l'area avversaria, guardate questo suggerimento di tacco che frega tutti. Il cross, il colpo di testa, alto. Fermato ancora, attenzione a Marlos. Marlos, oh, subisce il fallo Marlos, si va avanti per la regola del vantaggio. Attenzione Junior Moraes, Junior Moraes. Fermato, non riesce a servire al centro. Ancora palla recuperata da Junior Moraes. Attenzione, palla per Konoplyanka, il tiro! La parata del portiere dell'Arsenal. Pericolosissimo lo Shakhtar con Konoplyanka. Palla allontanata senza troppi complimenti. Palla per Tyson, prova il tiro! Bruttissimo tiro che non finisce nemmeno sul fondo, ma in fallo laterale. Mustafi. Attenzione, recupera palla ancora, Junior Moraes, un po' distratto l'Arsenal in questo frangente di gioco. Attenzione, Konoplyanka, prova il tiro, mamma mia, che piedi a banana, che hanno gli attaccanti dello Shakhtar. Un errore incredibile anche questo, però l'Arsenal è molto disattento in difesa, perde palla. Konoplyanka prova il tiro, decisamente fuori. Palla in profondità. Attenzione a Pepe. William recupera palla, William, palla per Aubameyang, pericolo! Parata di Piatov. Ti lega la gioia del gol, che parata! Konoplyanka. Lancia. Attenzione Marlos! Palla fuori di poco e finisce così il primo. Di poco? Palla fuori di poco. Altrimenti parleremo di tutto. Pazzesco, 0-0, qualche occasione per lo Shakhtar, ma davvero poco precisi. 5 tiri per lo Shakhtar, soltanto uno in porta, un tiro in porta per l'Arsenal, che sta controllando ma non sta giocando tanto bene, nemmeno l'Arsenal. Parte il secondo tempo, è entrato Solomon al posto di Marlos per lo Shakhtar. Palla per Solomon. Palla dentro! Cicca anche la palla adesso, ciccano anche la palla, non solo piedi e banana, ma saponette.
non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in area, la loro azione si conclude qui. E trova il qui il tiro! Fuori di pochissimo! Ho visto la rete gonfiarsi! Rivediamolo perché ha proprio sfiorato il palo. Andiamo. In campo. Bello scambio. Il tiro. Voglio vederlo da dietro, non ce la faranno mai vedere, pazienza. 0-0 ancora. C'è una palla per Tierney, Tierney sulla fascia, palla e cross, pericolo William. Palla riconquistata immediatamente. Ora l'Arsenal attacca, vuole chiudere la pratica, ma Tyson non ci sta. E parte dal contrattacco, ancora Tyson. Palla dentro per Junior Moraes, attenzione Junior Moraes. Posizione regolare. Parte cross di Junior Moraes, attenzione colpo di testa! Traversa! Traversa per lo Shakhtar! Vicinissimo all'1-0! Ci credono gli ucraini ancora in attacco! Colpo bianca! Junior Moraes! Junior Moraes, palo! Pazzesco! Pazzesco! Una traversa e poi un palo praticamente nella stessa azione! Anche un po' di fortuna ora per l'Arsenal! Meriterebbe quasi il gol allora lo Shakhtar! Tyson! Larga per Ismaili! Parte il cross, ancora un'opportunità, parte poco più di 10 minuti al termine della partita, sempre 0-0 tra Shakhtar e Arsenal, risultato che favorisce l'Arsenal che però sta rischiando parecchio. Palla dentro, attenzione Junior Moraes, Junior Moraes ha l'opportunità, Junior Moraes, il tiro! Fuori di poco ancora, incredibile la quantità di occasioni che ha avuto lo Shakhtar, un po' di sfortuna, un po' la poca precisione, vediamo anche in questo caso, poteva allargare dall'altra parte che era libero, niente da fare, non arriva il gol dello Shakhtar, ricordo che basta un gol allo Shakhtar per qualificarsi agli ottavi di finale eliminando l'Arsenal. Siamo nei minuti del recupero, Moraes, Danis, Ceballos, attenzione, vediamo se ci sarà un'altra opportunità per lo Shakhtar, forse sì, no, fermato ancora Pepe, attenzione Pepe, Pepe, pericoloso Pepe, allarga per Hector Bellerin, Hector Bellerin, parte il cross, rinvia con Pianca, Solomon e finisce qua, finisce 0-0 lo Shakhtar, non riesce a segnare dunque l'Arsenal a qualificarsi per gli ottavi di finale grazie alla vittoria per 2-1 nella gara di andata e vediamo che l'Arsenal non ha fatto praticamente nulla, una qualificazione non del tutto meritata, lo Shakhtar molto impreciso, anche un po' sfortunato perché ha preso una traversa e un palo nel giro di pochissimo tempo, nel giro di pochi minuti, ma il risultato è 0-0, dunque l'Arsenal si qualifica agli ottavi di finale dove troverà la vincente di Liverpool-Milan, partita che vedremo stasera alle ore 20, se dovesse passare Liverpool ci sarebbe il derby inglese, Arsenal-Liverpool agli ottavi di finale. Io chiudo qua questo video, ringrazio per la visione, vi do appuntamento questa sera alle ore 20, non perdete Liverpool-Milan, ciao a tutti!